Sono Renato Martucci del cantiere Gagliotta, uno dei più antichi cantieri della nautica da diporto italiana. Produciamo barche da diporto dal 1952 qui a Napoli. Abbiamo fatto tutte e 30 le edizioni del Navigare, abbiamo sempre portato la nostra barca in questa manifestazione che è importantissima per noi, poiché il nostro pubblico è il pubblico napoletano, uno dei pubblici più esigenti e più esperti in Italia. Le prove fatte con il pubblico napoletano danno sempre grande soddisfazione, perché c'è un apprezzamento per quelli che sono gli aspetti reali dell'imbarcazione, gli aspetti veri, gli aspetti importanti. Noi siamo riconosciuti per la qualità dei nostri allestimenti meccanici, dei nostri allestimenti elettrici. Lavoro nel cantiere Gagliotta dal 1993 e non ho conoscenza di una sola imbarcazione che ha avuto seri problemi meccanici o elettrici. Nessun cliente è mai rimasto a mare o con la barca in cantiere per mancanze del cantiere. Questa capacità costruttiva è frutto dell'esperienza. Costruiamo imbarcazioni da oltre 60 anni, dal 1952. Con questa esperienza, con la capacità tecnica dei nostri operatori, di tutti quelli che lavorano in cantiere, credo che facciamo un prodotto tecnicamente molto preparato, molto buono. Oggi abbiamo in produzione due linee, una linea Lobster e una linea Fisherman. Il nostro cantiere ha sempre prodotto prevalentemente per il mercato napoletano, che è il mercato di riferimento e che ha sempre assorbito la nostra produzione. Con l'avvento della crisi abbiamo cominciato a produrre anche per mercati stranieri, soprattutto l'Europa e ultimamente anche per gli Stati Uniti. Oggi stiamo producendo nella linea Lobster un 48 piedi che contiamo di portare in fiera a Genova 2018. Successivamente già abbiamo in animo di fare un Lobster 44 piedi. Stiamo invece rimodulando la linea Fisherman con la produzione dei modelli fuoribordo. Il motore fuoribordo oggi piace molto, è migliorato tantissimo negli ultimi 10 anni, per cui le imbarcazioni delle nostre dimensioni si sposano benissimo con questa motorizzazione che, ripeto, ha probabilmente un grosso futuro.